la gente da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente da buoni consigli, se non può più fare il cattivo esempio. Pensare la diversità con Fabrizio De André, un omaggio che OIDA, l'orchestra instabile di Arezzo, ha voluto rendere al grande artista nel ventennale della sua scomparsa. Una lezione concerto che si è svolta all'interno del campus universitario aretino. Al fianco di OIDA, l'orchestra nata dall'unione di 11 associazioni del territorio aretino, per la prima volta il quintetto De André e la filosofia. Sono convinto che la filosofia non sia un sapere astratto, ma sia un modo di vedere le cose, e questo De André riesce ad insegnarcelo molto bene. Un viaggio dunque tra musica e parole attraverso il mondo marginale degli esclusi, a cui le canzoni di De André hanno restituito umanità e vita. Questo margine ha tutta una ricchezza che può insegnarci ancora oggi la tolleranza, la capacità soprattutto di ascoltare e di incontrare l'altro. L'omaggio De André proseguirà poi con altri due appuntamenti. OIDA e il quintetto saranno infatti impegnati sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Signorelli di Cortona e domenica 24 marzo alle 17.30 al Teatro Garibaldi di Figline. Con degli arrangiamenti fatti da Daniele Belloni, quindi unirà l'aspetto più pop delle canzoni con quel gusto sinfonico, quel sapore sinfonico che solo un'orchestra riesce a dare. Vivesti solo un giorno come le rose.